Ehi, la ciurma, io sono Marzio Testa e ben ritrovati qui su Abandon Ship. Allora, oggi è il primo giorno in cui è uscito, cioè oggi è uscito il primo video, ho avuto discrete visualizzazioni, nessun commento per ora, è uscito da poco però, e niente, diciamo che continuiamo la situazione. Allora, dobbiamo andare a trovare la Gilda degli Esploratori, ok. Ok, qua ancora nessuno si è accorto che l'altro porto è stato catturato dal culto. Andiamo fino al Giro degli Esploratori. Ok. Visit the apothecary. Time to visit the apothecary. Click on the highlighted button. Ok. Pay the bounty to clear your level. Ma, qua non abbiamo nessuna. Ah, qua il magistrato diceva. Ok. Apothecary. Through your adventure, your crew may require the services of an apothecary. When your crew are incapacitated in combat, they will pick up a negative physical trait. This provides a modifier to how the crew member performs. Ne avevamo uno, sì, lui che. Si era fatto male alla prima battaglia, proprio la prima, quella tutorial ancora, se vi ricordate. An apothecary can heal these ailments. In some events, your crew can become badly hurt. When this happens, they are unavailable to use in combat. You can revive them here. Ok. Quindi possiamo metterci poi questo. Andiamo a vedere la prigione. Sometimes things will not go your way, and you may find yourself alone and low on money, in desperate need of a crew to help claw your way back to the top. In these instances, a prison is a way to replenish your crew at a very low cost. By paying their fine, you can have these criminals serve on your ship. They do, however, have negative mental traits that hamper their effectiveness. Each criminal is unable to gain experience, so they will always stay at the basic level. Ok, hover the mouse over one of their negative traits to see an explanation of a trait. Does not gain experience. Ok, questo ce l'hanno tutti. Does not gain experience. Questo seasick. Questo anche arachnofobia. Ok. Now it's time to visit the Explorers Guild. Click on the highlighted button. Okay, teniamo anche d'occhio l'ora per non fare dei video troppo lunghi. You can file your own charts mapping out of the local area in the Explorer Guild. They will pay you a small reward for this updated information. You can do this by uncovering the fog of war in the map where the port is located. Click on the highlighted button to file your charts. Ok. Abandoned Ships autosaves your game continually. It will also save your game when you quit the pause menu when the option reads Save and Exit. Death is permanent. When you die, your all autosave will be deleted. However, if you obtain a captain's log, this will allow you to create a captain's log file save. Dying with a captain's log save means you will be able to load back to that last captain's log save and resume your adventure from there. Ok, quindi c'è il permadeath a meno che non sblocchiamo una roba che ci permette di fare dei salvataggi di tanto in tanto. We're just giving you a captain's log. Use it now by clicking on the save game button. Ah, ok, ce n'è un tot disponibili. Ok, quindi se moriamo ripartiremo da qua. Ok. Captain's logs can be found in special golden shipwrecks accessible via a diving bell. You may occasionally find them via other means too. Be warned, though. Captain's logs are rare and finite. You must choose when to use them carefully, otherwise you risk losing a lot of progress.
Ok, quindi cerchiamo di non abusarne. When you have finished, leave a port by clicking on the highlighted button. Ok, no, vorrei un attimo andare dall'apothecary per sistemare lui. Remove questo qua, che cos'è? Old injury. 75 costa parecchi soldi. Non lo farei adesso. Però mi rischio poi di morire. Boh, ho proprio pochi soldi. Non mi è fondamentale in questo momento, quindi niente. Out on your way out. No, on your way out, you speak with one of the officials, asking for information of the safest paths to reach landfall. It's as well you asked, he said. Here, these routes should allow you to avoid some of the hazards of the open sea. Your personal charts now updated with the necessary details, you head back with to the ship. Ok, quindi ci hanno dato le mappe per andare a questo landfall. The Great Library at Landfall may help you with find the answer. Niente, non mi ha fatto vedere. You can check where your destination is in the world map. Open the journal to view this. Ok. Ah, dobbiamo andare là. The exploration map that is your destination is highlighted with a red outline. Navigate your way through the world to reach it. When you are ready, click on the quest log button. Ok, dobbiamo andare là. Noi siamo partiti da qua, abbiamo fatto una zona qua, una zona qua. No, ne abbiamo fatte due. Abbiamo fatto un pezzo qua, abbiamo fatto un pezzo qua, un pezzo qua. Adesso siamo. Dovremmo farne almeno un paio, forse. Allora, your quests are shown on this menu. At the moment, you only have one active quest. Later, you will have many active at one time. You can click on each quest to receive more information on it. When you are ready, close the journal by clicking either of the highlighted buttons. Ok. Through your nautical career, you may skirt either side of the law. Repeatedly break it, and the consequences could become severe. Sea forts will open fire on you, bounty hunters could be dispatched to exact justice, or ports deny you entry. There are chances of redemption, either by foiling acts of piracy, or paying for your deeds in ports or neutral floating outposts. By hovering over each skull, a tooltip will describe the consequences of each stage of being wanted. Ok, quindi c'è un livello di ricercato, diciamo, se per caso facciamo delle azioni da fuorilegge. Possiamo pagare o ci cannoneggeranno o arriveranno dei cacciatori d'Italia. You can now raid trade routes. If you sail onto the dotted line that marks a trade route, you can press the highlighted button to raid it. Doing so will accrue gold over time, but will gradually increase your wanted level. Removing pirate or cult vessel from raided, yellow, or blocked red trade routes will reduce your wanted level. Ok, quindi ci sono delle rotte commerciali. Se togliamo dei pirati o dei vascelli del culto, cioè ci riduce il valore ricercato. Mentre invece se andiamo a piratare noi stessi le rotte commerciali, ci aumenta il valore ricercato. Ok, voglio vedere un attimo se possiamo fare qualcosa. Upgrade and supply. Diving bell. Questa qua è quella che ci permette di andare sotto il mare. Harpoons. Ok, shipwright, qui ci sono delle altre navi che potremmo comprare, ma non adesso. Weapons and repairs.
Ripara costa 42, che è parecchio, però siamo a metà. Comprare un'altra nave non so quanto convenga, perché comprare un'altra nave ci costerà davvero tanti tanti soldi in questo momento. Perché allora noi abbiamo attualmente... Questa mi sa, Brig. Direi. Sì, credo che sia un Brig la nostra. A 13 ship storage. No. E 6 di maximum crew. Sì, è un Brig. La sloop ci costa 500, che cosa migliora? Ha un posto più di storage e ha 500 in più di scafo. Però costa 500, davvero tanto, visto che mi conviene spendere per riparare quella attuale. Sì. No, queste sono troppo care in questo momento. Ok, riparate, mi sa che non abbiamo soldi per altre robe. Ma non ci conviene in questo momento, tra l'altro, spendere per altre cose, perché... Lifeboat e boons... Cioè, l'unica cosa forse migliorerei è mettere un cannone in più. Ma quanto costa un cannone in più? 30. Beh, 30 potremmo ancora metterlo, Ah, noi abbiamo messo un mortaio qua. Sì, però possiamo mettere della roba più potente. Questa è più potente. La catapulta è molto forte, ma solo da molto lontana. Da molto lontano. Questo cos'è? Un double shot. Questo è un round shot. Moderate hull, low damage to crew, very low chance of using of causing hull cracks. Normal. A questo è più potente, ma ci mette di più a ricaricare. E no, e spara solo da vicino. No, così va benissimo. Al massimo comprare un cannone in più, ma non so se mi conviene spendere tutti questi soldi. No, teniamocene un po'. Teniamocene un po' e vediamo un po' cosa. Vediamo qua. No, questo è dove siamo andati prima. A taverna per prendere della gente, ma non abbiamo soldi. Qua non abbiamo niente a pagare, qua non abbiamo niente da dare, apothecary ci costa un sacco di metterlo a posto, il tizio, andiamo via. Ok, niente, allora direi che andiamo a esplorare un po' questa zona qua. Ah, questa è la rotta commerciale. Ok, dobbiamo fare sette... Queste sono delle provviste. Sono dei soldi questi, ok. Cos'è questa roba? È un forte? È un forte nemico o cosa? Un evento sconosciuto. Ok, là ci sono del... c'è qualcosa del culto. Dead Man's Spire, non so che cosa sia quello, è un evento sconosciuto. Ah, là ci sono dei soldi. Ok, no, vorrei un attimo andare qua così mi es dovrebbe esplorare in automatico tutta la roba, no? E se tutto va bene, se torniamo là al porto dovrebbe poi darci... Ah, questo ci dà delle provviste, che non è male. Ho paura che stia arrivando il Kraken, però, perché vedo delle cose vicine. Cos'è quello? Boh, voglio andare un attimo al porto. Allora, voglio andare qua più che altro per farmi dare dei soldi. Ok, mi ha dato parecchi soldi perché mi ha esplorato tutta quella roba là. Tra l'altro, quanto costava quell'altra? Mi sa che possiamo anche comprarcela presto a sto punto.
500 e risparmiamo e ci pigliamo quella migliore. No, se no facciamo che fare il salto direttamente all'800. Oh, però andiamo. Allora, visto che le cose si possono trasportare, non so se anche le section upgrade ci vengono migliorate. Allora, io farei che potenziare e mettere un cannone in più qua. Che male non fa, visto che ci hanno dato dei soldi, e la Diving Bell ha detto che ci può servire per pregliare la roba nel mare. Lifeboat. Va bene, andiamo. Magari potrebbe. Allora, c'era un evento del culto qua sotto, se non ricordo male. Eh? Andiamo qua in modo da diminuire le cose del culto. La tensione. Ci sono due navi del culto che stanno cercando di prendere. Venire a prenderti. Oddio. Proviamo ad assaltare la più vicina. Prima, più che altro se scappiamo, secondo me aumenta il contatore e potrebbe arrivarci il. Ah, non c'è nessuno, aspetta, tu vai a cliccare questo. Tu stai caricando, sì. Cosa? Aia! C'è un Alifron che sta arrivando. Picchiatelo presto. Ok. Allora, adesso il marinaio vai là a riparare. Tu vai là, cannoniere 1 qua. Cannoniere 2 qua. Io qua. E il medico qua. Ok, vai a spegnere. Allora, qua non avevo dato il bersaglio, diamo là. Questi sono molto tosti in questo momento. No. Ah, ok, aspetta. Li abbiamo andati tutti là, adesso ne sono necessari tutti. L'albero è messo molto male. Stiamo imbarcando acqua? No, per fortuna no. Allora, lui sta riparando ancora l'albero. Per fortuna non è messo malissimo. Allora, lo scafo è messo molto male in questo momento. Direi che come distanza ci siamo, non è. Ah no, quelli sono a posto. Vedi se devi riparare qua. No. Ok. Yes, li abbiamo affondati, ottimo. Non è stato neanche troppo difficile tirarli giù. Cioè, abbiamo avuto dei danni nuovi, quello è vero, perché c'era il fuoco, però niente di che. Non ho capito cosa ci ho detto, però boh. C'è un'altra? No, non credo. L'altra. C'è la seconda, andiamo. A questa volta non mi dimenticherò.
Facciamo qua. Facciamo qua. Aspetta, tu vai qua. Tu vai qua. E con questo spariamo sempre in questa zona. No, spariamo in questa zona qua. Questo giro. Aia. Vai a riparare. Bravo. E ci hanno fatto parecchi danni questo giro, lo scafo. Aia. Tutti sull'Alifron. Ok. Adesso tu a guidare, tu a riparare qua. Poi cannoniere. Vada qua, cannoniere, vada qua e io vado qua. E tu che curi, vai a sparare con questo. Fuori del range, ok. Così sono messi male. Dovevo riparare l'albero, che anche l'albero non è messo benissimo. Dai, li abbiamo quasi tirati giù, così almeno siamo a posto. Abbiamo preso parecchi danni però questo giro. Mi sa che dovremmo andare aia a riparare. Spero che ci dia un buon bottino tirare giù entrambe. E qua dovremmo spendere almeno un'altra cinquantina per riparare la nave. O forse solo abbordando riusciamo. Beh. 37. Il timer è diminuito, ma giusto di una tacchetta, non è che. Mm. 32, praticamente quello che abbiamo guadagnato, vabbè. È vero che abbiamo un bel po' di provviste, ma vabbè. Niente, detto questo, per non far durare troppo il video, io vi invito a continuare la visione nel prossimo episodio, dove andremo a finire gli eventi di questa zona per andare a spostarci e continuare la nostra avventura. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata!